meno di un minuto di intro. Micchia, supero me stesso, amici miei, supero me stesso. Allora, dai che vi faccio questo videino, sono 3 giorni, adesso vi dirò anche perché. Mi sono messo un cosmetico sulle sopracciglia, diciamo così, e ho avuto dei grossi problemi, amici miei. Cazzo, una roba, si vede ancora, sono ancora abbastanza gonfio, ma la mia faccia era inguardabile fino a stamattina. Poi piano piano. Allora, dai, sarà un video variegato. Sarà un video variegato. Allora, nell'ultima settimana ho avuto un po' più di visibilità, non posso dire un sacco, perché dai, insomma, non è che c'ho un canalone, no? Stasera sono un po' incazzato, eh? Per via di questa roba qua sono più un po' incazzato della media. Questa è la premessa. E allora ho avuto... Mi è arrivato un messaggio da mio figlio, scusate, dopo lo guardo. E allora ho avuto... Che cazzo stavo dicendo? Pensavo al messaggio di mio figlio. Comunque, ho avuto un po' più di visibilità, ho avuto diversi like, commenti piacevoli. E poi ovviamente arrivano... Dai, anche se sono incazzato, voglio cercare di essere urbano. Allora, ho avuto qualche commento un po' antipatico, diciamo così. Allora, qualcuno sul video dei Teslari mi ha scritto: sì, ma la Tesla fa da 0 a 200 in 6 secondi, che cazzo dici? Va bene, hai ragione. È quello che gli ho scritto. Allora, con gli idioti non puoi discutere, perché se discuti con gli idioti ti portano al loro livello e ti battono con l'esperienza. Ti battono con l'esperienza, ecco. Non credo, però non voglio sondare il terreno. Allora, se uno è talmente idiota... Lo ripeto, non è per il 100%, per il 97% di quelli che comprano la Tesla sono degli idioti, quindi non ci discuto a prescindere. E poi qualcuno mi viene a scrivere, che cazzo è che mi ha scritto? Non mi ricordo qual era il video, infatti non ho capito tanto, mi ha detto che è un discorso da bidella, no? Era forse uno degli ultimi sulle regole, però non ho capito cosa intendeva, cioè le bidelle fanno questi discorsi. E poi bidelle, che cazzo vuol dire bidelle? Le bidelle, che cazzo sono le bidelle? Sì, ma la gente, ma ci è o ci fa? Ma ci è o ci fa? Allora, vado a memoria, non mi sono segnato niente, amici miei. Poi ne arriva un altro e mi dice: ma non dire queste cose, non mi ricordo il video adesso. Dio, aiutami a fare una marea di soldi come te. Ma tu che cazzo ne sai? Ma tu che cazzo ne sai? Che cazzo ne sai di quanti soldi c'ho io, no? Cioè, vedi il GT4, no? E vieni a dirmi ste stronzate. Figa, ma connetti il neurone. Quanti anni hai? 15? 15? Cioè, le pezze al culo sono cazzi tuoi. Aiutati da solo, scemo di merda. L'ho promesso che non sarei stato tanto bravo stasera. Eh? Dai, finisco il video con esprimendo quanto io odio il politicamente corretto. E magari qualcuno mi odierà per quello che sto per dire. Continuo a vedere post ovunque, continuo a vedere cose ovunque, su Facebook, su Instagram, su YouTube,
Ovunque. Allora, questa storia mi è già arrivata 3 volte, no? Quella dalla cassa cassa del supermercato che non c'ha, che arriva, che fa la spesa e che insomma non c'è i soldi. Allora quello dietro, con un grandissimo gesto di umanità, fa cadere, non so se 50 euro, qualcosa del genere. Dice: ah, guardi, le sono caduti 50 euro, no? E fa il gesto di grand'uomo, no? E tutto il mondo è felice. Perché, oh cazzo, guarda, guarda, esiste ancora l'umanità, no? Sì, ma questa qua la prossima settimana va ancora a fare la spesa. È cambiato qualcosa? Non è cambiato un cazzo, porco. Non è cambiato un cazzo. Ma sti cazzo di buonismi di merda. Vogliamo lasciarli stare questi buonismi? Questi buonismi, oh che santo, mi sento felice di quest'atto da gentiluomo, da santo. No, l'atto da santo sapete quale sarebbe? Che le avrei dovuto chiedere, ma tu hai dei problemi? Tu hai dei problemi ad arrivare a fine mese? Allora facciamo una cosa, siccome io sono un santo, io adesso ti aiuto, no? Mi dici se ti servono 100, 200, 300 euro e ogni mese te li bonifico. Allora risolvi il problema alle persone, non queste storielline del cazzo che non servono a niente. Non servono a niente queste storie. A niente servono e mi stanno sul cazzo. Mi stanno sul cazzo. Sono abbastanza cattivo. Sono le sopracciglia che mi danno fastidio, mi rendono più cattivo del solito. Fine video. Poi magari qualcuno si disiscrive. Fa niente. O mi odia. Fa niente, mi sono abituato. A tutti gli altri. Ciao amici miei. Lasciamo stare le falsità, per favore, eh? Lasciamo stare le falsità. Ciao.